Buongiorno a tutti e ben ritornati o benvenuti nel canale. Come vedete ritorno alla location che avevo in alcuni video dell'anno scorso, dove, se vi ricordate, vi dicevo che non ho le mie luci classiche per fare video, ma mi accontenterò delle luci del bagno. E come avrete letto dal titolo, oggi voglio mostrarvi il mio trucco preferito del periodo, che faccio utilizzando questa palette di Pupa che mi è stata regalata per Natale. Si chiama All You Need Is Love and Chocolate, infatti sa di cioccolata leggermente, e Shadow Palette, palette 7 ombretti profumati. Io l'ho nella colorazione 001 perché c'erano diversi colori, appunto, e poi sul packaging secondario c'è scritto 0 calorie chocolate. È simpatica come cosa. E all'interno abbiamo questi colori bellissimi, secondo me abbastanza classici, però è una gamma di colori che a me piace molto. E poi abbiamo anche il foglio in plastica dove ci sono scritti tutti i nomi degli ombretti. Eccola da più vicino. Non fate caso a questa cialda perché ho infilato l'unghia e l'ho un pochino rovinata. È molto bella, abbiamo sia un colore molto chiaro che molto scuro, un colore intermedio, dei colori luminosi e questo colore caldo più particolare. Inoltre abbiamo questo colore luminoso rosato che, vedete, ha questa texture simile a quella che trovate nella Mercury Retrograde di Huda Beauty, e anche la qualità è in pratica uguale, è molto burroso, molto molto luminoso. Infatti tutta la palette vale anche solo per questo colore, per il prezzo che ha, magari ve lo lascio scritto qua in sovraimpressione. Ma in realtà anche i colori matte sono di una qualità veramente veramente alta. La qualità di questi matte è simile a quella addirittura di Nabla. Ovviamente questo, secondo me, vi consiglio di provarla. Sono molto scriventi, molto burrosi, la polvere è setosa, sembra di toccare quasi una crema, sia per questo colore luminoso sia per tutti i matte. Poi in realtà abbiamo questi due ombretti luminosi che hanno un'altra texture, sono luminosi ma non tanto come questo, appunto. Soprattutto questo qui più chiaro, secondo me, è utile per dare quella luminosità in più al centro dell'occhio, senza però avere una base colore evidente, tipo come top coat, quindi da applicare sopra a un altro ombretto per dare appunto un tocco di luce. Ovviamente inizio dalla base e come primo prodotto utilizzo il Boing Concealer di Benefit. Vi lascio qua sopra il video linkato dove ve ne parlo, l'ho acquistato ultimamente. Scusate se guardo lateralmente, ma ho lo specchio lì, provo anche un pochino a specchiarmi dallo schermino della fotocamera, e in pratica lo vado a mettere nelle occhiaie e dove ho le imperfezioni. Non esagero con il prodotto, sia perché è molto coprente sia perché poi andrò ad applicare un fondotinta. Sul viso lo vado a stendere con un pennello compatto da fondotinta per dare ancora più coprenza. Mentre sull'occhiaia lo tampono con la spugnetta, che in questo caso non è inumidita, anche se la preferisco inumidita, ma ora, siccome ho poco tempo, farò così. Comunque vado a mettere un po' di fondotinta sul pennello e utilizzo questo qui, che anche questo vi ho fatto vedere nell'ultimo video che vi lascio linkato qua, della marca Lab Care, fondotinta fluido anti-age liftante Kokeshi Makeup nella colorazione 1. Appunto, andate a vedere l'ultimo video per sapere cosa ne penso di questo prodotto. Lo vado a picchiettare su tutto il viso con il pennello per dare una leggera coprenza in più, anche perché non è un fondotinta ad alta coprenza e, come vedete, risulta luminoso, quindi se avete una pelle estremamente grassa non ve lo consiglio. Però è luminoso, ma almeno su di me non è lucido, anche perché poi ovviamente andrò ad applicare la cipria. Poi vado a mettere questo correttore in stick di MAC. Ovviamente trovate nell'info box tutta la lista dei prodotti che utilizzo con i nomi e le colorazioni precise. E ultimamente ve lo sto facendo vedere questo prodotto perché lo utilizzo per creare i punti luce e poi in realtà lo andrò a mettere anche sulla palpebra. Lo vado a picchiettare sempre con la spugnetta. Il correttore di Benefit invece l'ho utilizzato per coprire appunto l'occhiaia, dato che ha una coprenza molto alta e almeno su di me non segna tanto le pieghette, anzi, infatti è famoso proprio perché non segna le pieghette, a me le va appunto a segnare, scusate la ripetizione, solo dopo alcune ore, ma in modo non troppo eccessivo, e comunque per coprire l'occhiaia è perfetto. Come vi anticipavo nei video precedenti, poi farò anche il video confronto tra
il correttore di Benefit è quello della Too Faced, che è il mio preferito, perché hanno delle caratteristiche simili. Continuo sempre con la base e vado a mettere questo fondotinta in realtà in stick di Lancôme, perché è scuro, l'ho utilizzato in estate e ora lo utilizzo come contouring in crema e mi piace molto perché, essendo un fondotinta, si sfuma molto molto bene con la pelle e con appunto i prodotti sotto, di più rispetto a alcuni stick per il contouring. Vedete, con un secondo è tutto sfumato. Io ora non ho messo tanto, ne vado ad applicare un altro po', ma voglio comunque una cosa leggera. E anche questa è la mia base preferita del periodo. Forse ve ne ho parlato in uno degli ultimi video, ma non vi avevo fatto vedere in azione questo fondotinta come contouring. Ne ho messo un pochino anche ai lati del naso. Ora vado a fissare la base con questa cipria di Kiko della collezione natalizia di quest'anno. Ora vado a fissare la base con questa cipria di Kiko della collezione natalizia di quest'anno e indovinate un po', ho fatto anche in questo caso il video dedicato di molti prodotti della collezione natalizia 2020 di Kiko, ve lo lascio sempre linkato qua sopra. È una cipria molto molto leggera, però per tutti i giorni, proprio per questo a me piace, perché le ciprie troppo opacizzanti per tutti i giorni non mi piacciono, mentre per occasioni o eventi speciali ovviamente le trovo più indicate. Sotto l'occhio ultimamente vado a fare un leggerissimo baking con questa cipria in polvere libera di Kat Von D. Ne metto un pochino sul tappino, la prendo con la spugnetta e la vado a tamponare fino all'assorbimento. È uno step in realtà che non faccio sempre, ma ultimamente mi capita di farlo e mi piace. In realtà non lo faccio tutte le volte perché appunto sapete che il baking va a seccare il contorno occhi, anche se questo è molto leggero, quindi ovviamente l'effetto di secchezza è minore. E spesso lo faccio anche dove ho le imperfezioni per fare durare di più il trucco. Ora fisso anche il contouring in crema con questa palette di Benefit, dove abbiamo terra, blush illuminante, e prendo la terra Ula. La palette me la vedete utilizzare in pratica sempre ultimamente e è la Babe On Board. Utilizzando solo le luci del bagno, forse i colori risultano tutti un pochino più caldi. Ora ho messo un pochino troppa terra rispetto al solito, cerco di sfumarla con il pennello che ho utilizzato per la cipria e ne vado a mettere un pochino anche qua sul collo per scavare il viso e non creare lo stacco colore. Passiamo finalmente agli occhi e vado a mettere appunto, come vi dicevo, il correttore di MAC come base. Lo stendo questa volta con il dito, potete utilizzare anche la spugnetta, e ultimamente non incipio sempre la palpebra per dare un effetto più strong agli ombretti, però in questo caso un po' di cipria l'andrò a mettere perché l'ho sempre utilizzata e quindi voglio essere il più obiettiva possibile con gli ombretti di pupa che voglio farvi vedere. Quindi in realtà vado a mettere pochissima cipria qui, sempre questa di Kiko molto leggera, per non mandare il correttore nelle pieghette e far scorrere meglio gli ombretti sopra. Però ovviamente, avendo una base più asciutta, gli ombretti saranno leggermente meno intensi. Però finora è stata la tecnica che ho utilizzato sempre. Comunque, inizio utilizzando questo marroncino matte per la transizione dell'occhio. Ora ho preso pochissimo prodotto e già guardate l'intensità. Ovviamente utilizzandolo come colore di transizione non ho voluto esagerare con la quantità. E abbiamo anche lo specchietto, che è molto comodo. Potrei continuare a metterlo ed aumentare l'intensità, però in realtà solitamente vado subito con quest'altro colore, sempre sulla piega, per dare un effetto più preciso e più intenso. Oggi faccio anche un altro step perché voglio farvi vedere appunto questo colore luminoso rosato, bellissimo. Altrimenti quando faccio questo trucco, questo passaggio lo salto. Guardate quanto è luminoso, spero si veda, ha proprio delle perlescenze molto evidenti, appunto luminose, più chiare rispetto alla base rosata, e appunto con una base senza cipria, quindi più bagnata, è ancora più evidente l'effetto. Sembra proprio un effetto bagnato, guardate quanto rispecchia. Fatto questo vado a fare il passaggio che vi dicevo prima, ovvero di prendere questo colore aranciato che è super pigmentato e lo vado a mettere nella piega, ma in modo più concentrato e per riscaldare un po' di più lo sguardo, anche se è un arancione particolare
perché vedete che ha una punta di rosso, comunque è un arancione intenso. A volte lo porto anche qui sull'angolo esterno, poi riprendo il primo colore e vado a sfumare meglio, e come avete visto con un secondo l'ho steso, eccolo qui. Vado a fare la stessa cosa nell'altro occhio e oggi non andrò ad utilizzare il marrone più scuro, però se volete ve lo faccio vedere in qualche altro video per dare l'effetto di occhio ancora più intenso, più da sera. Ci sono, come vi dicevo, anche altre colorazioni di queste palette. In realtà io non le ho viste, però se le trovo ve le metto qua sopra in sovraimpressione. Sono curiosa di vedere quali sono le colorazioni, perché potrei comprarne altre. Allora, avendo messo questo colore di transizione, ovviamente ho levato un pochino di quello luminoso al centro, che non riandrò a mettere perché appunto il mio trucco che faccio ultimamente non prevede quel colore luminoso al centro. Però se lo andate a rimettere, ovviamente date più luminosità all'occhio. Sto andando a sfumare meglio le estremità. Ora vado a mettere la matita di Essence, la Long Lasting Eye Pencil, nella rima interna superiore e infragiliare solo nella parte finale dell'occhio, per dare intensità e lunghezza. Vedete la differenza di definizione tra quest'occhio dove ho messo la matita e quest'altro dove non parto niente? In modo molto naturale è più definito. Ora faccio la stessa cosa in quest'altro occhio, vado a mettere il mascara, il Vamp Explosive Lashes. Non vi faccio vedere questo passaggio perché ci metto un pochino a metterlo e ve lo faccio vedere quasi sempre. Quindi faccio questa cosa e ritorno subito. Eccomi ritornata con il mascara messo, vado a mettere un blush. Questo è di Sephora nella colorazione 27, che è molto acceso ma un colore che mi piace molto perché dà proprio un tocco di salute al viso. Però non vado ad esagerare perché appunto già è molto pigmentato. Vado a mettere l'illuminante e utilizzo questo di MAC, il Beaming Blush Extra Dimension Skin Finish, che è uno dei miei illuminanti preferiti sia per la qualità sia per la colorazione oro rosa. Lo metto con il pennello di Nabla da illuminante. Ne metto un pochino anche sotto l'arcata sopraccigliare. Poi con un pennello a penna dalla Sultry Palette di Anastasia prendo questo colore luminoso, che è il più chiaro appunto luminoso, per creare il punto luce nell'angolo interno. Guardate che luce, pazzesco, e anche per dare ancora più luminosità sotto l'arcata sopraccigliare. Ora andiamo con le labbra, che è un altro dei miei passaggi fondamentali per questo look, ovvero quando faccio questo look occhi faccio sempre queste labbra perché mi piace tanto l'abbinamento. Allora, utilizzo questa matita della Kryolan Face Liner nella colorazione 21, che è un marrone abbastanza intenso, quindi un nude marrone. Definisco le labbra in questo modo, ne ho messa un pochino anche al centro, ma poi in realtà come rossetto andrò a mettere questo di Mulac che ho comprato negli ultimi mesi, un po' prima di Natale. Sono i Cream Lastic Lipstick nella colorazione 62, il packaging è bellissimo perché è morbido e di questo colore cipria che a me piace tantissimo, un colore cipria ovviamente più scuro, che richiama tanto in realtà il colore che troviamo all'interno. È un nude più acceso, bellissimo, che mi piace tanto con questa matita. E come dice il nome, sono rossetti cremosi, ma nonostante danno questo effetto un pochino più rimpolpante, ovviamente a livello ottico alle labbra, perché appunto sono più cremosi, hanno una buonissima durata rispetto ai classici rossetti cremosi, soprattutto se come me mettete sotto un pochino di matita. Quindi questo è il mio make-up preferito del periodo. Ora non fate caso ai capelli che non sono molto in ordine, come sempre. Spero vi piaccia, fatemelo sapere, e soprattutto spero che vi abbia fatto compagnia, e fatemi anche sapere se conoscevate questa palette di Pupa, e se non la conoscevate vi consiglio proprio di provarla. Quindi io smetto di parlare, vi ringrazio come sempre per aver visto il video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!